Così come noi sappiamo che un disinvestimento di questo genere, non solo della produzione ma anche della sicurezza, non sarebbe stato possibile nel paese di provenienza della Thyssen, dove il quadro delle relazioni sindacali non avrebbe mai permesso un disimpegno della proprietà così come lo si è rivelato e rilevato in questo caso a Torino. Però noi, se non fosse accaduto il tragico evento, non ci saremmo mai sognati di mettere in discussione il fatto che altrove si potesse negoziare meglio che qui, tantomeno che fosse possibile pretendere un investimento anche a fronte della possibile perdita di un profitto. Perché il tema nel quale noi ci dibattiamo, e credo la vostra generazione più ancora di mia, è quella di essere cresciuti all'insegna delle compatibilità, non di ciò che sarebbe desiderabile e giusto, ma di ciò che è possibile. E questo tema della compatibilità, che è quello che ha guidato poi le scelte di questa imprenditoria, che probabilmente oggi è stupita di essere chiamata a rispondere di una tragedia così grave, tant'è che ha provato a contrattarla in forma individuale, tant'è che i risarcimenti alle famiglie sono venuti in forma individuale, tant'è che il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza del mondo del lavoro non hanno avuto lo spazio e la tribuna che in altri tempi avrebbero avuto per rappresentare la dignità del lavoro. Ebbene, questa assuefazione al senso comune è la ragione per la quale alcuni, come me, non solo io, ritengono che sia necessario non per rivoluzionare i paradigmi dei rapporti nella società, ma semplicemente per mantenere in questa società alcuni principi di riequilibrio, di riconoscimento dell'identità, di relazioni tra le parti, tenere aperta costantemente la battaglia contro la sensazione, tenere aperta costantemente la capacità di indignarsi e di comunicare l'indignazione e tenere aperta costantemente l'illusione, o se volete la speranza, che un altro mondo è possibile, cioè che ci sia bisogno in questa società di un pensiero critico, non di chi riesce ad accomodare al meglio senza toccare e turbare troppo gli equilibri la situazione per come è data, ma di chi ha ancora il desiderio e la presunzione di pensare che si possano cambiare le condizioni di partenza della situazione e metterle in discussione dalle radici. E questo è il segno della cosiddetta sinistra di alternativa, che non parla di come stare nella situazione con minori conseguenze o con conseguenze meno dolorose, ma che appunto pretende di mettere in discussione la situazione. Ora, le sorti di questa sinistra di alternativa non sono state certamente nel nostro paese, nemmeno qui a Torino e nemmeno qui in Piemonte, talmente positive e favorevoli da farci pensare che questo tipo di ambizione, che questo tipo di presunzione sia praticabile. E ci sono molte buone ragioni che potremmo indagare in un'altra sede sul perché questo non sia accaduto. Io credo, ad esempio, che quest'area culturale e politica abbia saputo fare un'analisi molto attenta della realtà, ma che abbia avuto l'illusione di leggere la realtà in modo meccanico, e cioè che naturalmente certi processi si sarebbero determinati semplicemente perché lo stato delle cose avrebbe portato a determinarli. Pensare che la crescita della diseguaglianza inevitabilmente avrebbe prodotto l'organizzazione della protesta. Pensare che il fallimento del modello di sviluppo, che ha creato diseguaglianza anziché benessere, inevitabilmente avrebbe consentito la riaggregazione di quelle classi, se mi permettete l'uso di un vecchio termine, o di gruppi sociali, o di condizioni sociali omogenee, di riaggregarsi in protesta, resistenza e alternativa. Questo è stato l'errore dal mio punto di vista, almeno da quello che io esprimo in tutte le sedi, anche quelle interne del mio partito, della sinistra di alternativa. Pensare che naturalmente questo sarebbe accaduto e che quindi il livello naturale di raccolta di questo bisogno
bisogno di cambiamento sarebbero stati i partiti della sinistra, in modo particolare i partiti della sinistra di Alternativa. Così illudendosi di potersi permettere di smettere di lavorare sulle relazioni sociali, senza chiedersi ogni volta se quelle classi, quei soggetti, quelle persone si sentissero rappresentati e capissero quei linguaggi. Così illudendosi di riuscire in una lotta interna ai gruppi dirigenti di far emergere il pregiato dell'intellettuale organico. Voi studiate ancora tutti, quindi questa idea del partito come intellettuale organico, che però Gramsci ci ricordava, non può mai essere distrutto dalla capacità di comprensione dei soggetti sociali del ruolo che l'intellettuale organico svolge in loro rappresentanza o insieme a loro. Non esiste pensiero politico giusto se non è capace di farsi comprendere dal soggetto quello.